Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vorrei fare un po' un recap di quelle letture fatte che mi sono piaciute molto, per quanto riguarda gli autori emergenti oppure pubblicati da piccole case editrici, autopubblicati, insomma, questo genere qua. Autori e autrici italiani. Io l'anno scorso vi ho fatto un video del genere che vi lascio tra le schede nell'info box perché comunque vale sempre anche quel video dello scorso anno e queste sono state invece le scoperte del 2023. Non vi metterò in questo video i libri che continuano delle saghe e che vi avevo già mostrato nel video dello scorso anno, perché è ovvio che se mi è piaciuto, mi sono piaciuti i primi libri, mi saranno piaciuti anche l'ultimo. Ad esempio, L'Enigma dell'acqua di Constance S. è una saga che è finita nel 2023, ma che io avevo già iniziato a leggere nel 2022, ve ne avevo già parlato, ve l'avevo già consigliato, quindi rimane una saga consigliata, bellissima. Oppure la saga di Alexander Ackerman, il giuramento che parte con il giuramento dell'imperatore, è una saga che è continuata a quattro volumi. È una saga che continuo a consigliarvi e di cui non vi parlo adesso in questo video perché ve ne avevo già parlato nell'altro. Oppure, altra saga conclusa, è uscito lo spin-off quest'anno, la saga di Donatella Tamburini, che è una saga distopica che a me è piaciuta tantissimo. Quindi tutti questi libri li trovate già recensiti sia nei vari video wrap-up, vi lascio il video della playlist, e sia appunto nel video dello scorso anno dove consigliavo queste autrici o autori emergenti. Partiamo con quelli di quest'anno. Ho il telefono così guardo perché altrimenti mi scordo un po' di cose. Parto intanto con due libri di Filippo Santaniello, Country Zombie Apocalypse, Apocalypse. Io faccio sempre figure barbine con questi libri. Comunque, vi lascio le copertine perché li ho letti in ebook per delle collaborazioni. Sono due racconti lunghi o romanzi brevi, ma sono due racconti horror ambientati in Italia, dove appunto ci sono gli zombie, come si può intuire dal titolo e dalle copertine. Mi sono piaciuti tanto e sono stati una sorpresa perché io in genere non mi innamoro particolarmente dei racconti. Questi racconti mi sono piaciuti perché sono divertenti, fanno ridere, intrattengono, nonostante appunto ci siano gli zombie, ci siano delle scene splatter e tutto quanto, mi sono piaciuti molto, mi sono divertita un sacco a leggere di questo nipote e dei suoi nonni che cercano in qualche modo di salvare le persone del paese offrendo un servizio di ammazza zombie. Molto bello. Il secondo libro è anche un po' più profondo, diciamo così, del primo. Conosciamo meglio i protagonisti e veramente consigliati, mi sono piaciuti tantissimo. Poi, andando avanti, altri libri che mi sono piaciuti di un'autrice che ho conosciuto appunto nel 2023 è la trilogia, perché ho letto tutti e tre i volumi, di Tania Micaela Cordone ed è la trilogia di Dragon's Legacy. È una trilogia che a me è piaciuta molto. Sono dei libri che ho letto quasi uno dietro l'altro. Sono dei libri che sono delle letture che sono volate. Fantasy mi sono piaciute un sacco. L'ultimo volume dove c'è la battaglia finale, mi è piaciuto il fatto che l'autrice si prendesse i suoi tempi per raccontare questa battaglia che si aspetta dal primo libro e quindi non è una conclusione frettolosa. È una trilogia che vi consiglio, la scrittura è molto fluida. Il primo volume o i primi due volumi mi sembra che sono stati pubblicati da una piccola casa editrice, mentre il terzo è autopubblicato. Adesso dell'autrice, se non erro, è uscita un altro libro di inizio, un altro inizio di un'altra saga, ecco, che vorrei leggere, però per adesso vi consiglio questi tre volumi. A me sono piaciuti tantissimo, si leggono velocemente, li ho trovati anche originali, molto bello. Altro libro di un'autrice scoperta lo scorso anno è Vestigia Moris, che è il libro di esordio di Giorgia Saolini.
Questo libro a me è piaciuto molto, è un paranormal autoconclusivo dove abbiamo un amore di quelli che è proprio colpo di fulmine, quindi un amore che parte subito. Per essere un libro di esordio mi ha sorpreso moltissimo. Tra l'altro è uscito un secondo volume che leggerò e intanto vi consiglio questo. Mi è piaciuto molto, una scrittura scorrevole, non si sente che è un libro di esordio, quindi non è un libro pesante da leggere, ve lo straconsiglio. Un altro libro piaciuto tantissimo è Quella casa in fondo alla pianura di Davide Bernardin. Tra l'altro mi è arrivato il seguito di questo libro. Il libro è autoconclusivo, però diciamo che c'è un sequel che è uscito da poco e che l'autore mi ha mandato e ringrazio. Mi è piaciuto molto perché mi ha sorpreso. È un libro tratto da una storia vera, si parla di schiavismo in America, in realtà si parla di una famiglia. Questo protagonista, questo signore, è uno schiavo in una piantagione nel sud dell'America, nell'America del Sud, e non sa che lo schiavismo è stato abolito. Quando lo scopre, ovviamente succederanno varie cose. Seguiamo le sue vicende e le vicende poi della sua famiglia. È un libro che mi ha preso, mi ha catturato, mi è piaciuto tantissimo. È un bel malloppone di libro, ma non annoia, è scorrevolissimo, è interessante. Si parla ovviamente di razzismo. Veramente un buonissimo libro, sia scritto molto bene e sia proprio interessante come storia. Altro libro scoperta che a me è piaciuto tantissimo è Le cronache delle terre mutate di Martina Monti. Si parla qua di un distopico che a me è piaciuto tantissimo. È anche lui un bel librone che però scorre che è una meraviglia. È interessantissimo, è avvincente. L'ho trovato anche originale, infatti io questo l'ho letto in digitale per una collaborazione, ma credo che mi comprerò il cartaceo perché proprio voglio averlo ed è un libro meraviglioso. Io spero che di questa autrice esca altro perché sarei molto curiosa di leggere altre cose. Questo è rientrato tra i miei libri preferiti dello scorso anno. È stata una rivelazione che a me è piaciuta tantissimo. A me i distopici piacciono in maniera particolare, però questo sia per scrittura che per trama a me è piaciuto molto e credo, ma non so se mi sbaglio, credo che anche questo sia un libro di esordio. Vi parlo di una saga fantasy young adult scritta da A.S. Belmont, è uscito proprio adesso si può dire l'ultimo volume della saga, io ho letto i primi tre. Si tratta della saga di Amélie Bishop. È una saga che a me è piaciuta tantissimo. Devo leggere e leggerò in questi giorni l'ultimo volume, ma a me è piaciuta tantissimo. Siamo in un'accademia magica e è una saga che mi dà un po' delle vibes alla Harry Potter, anche se la storia è completamente diversa. E quello che mi è piaciuto, oltre alla trama, ovviamente, è il fatto che quest'autore abbia un'immaginazione sconfinata. Quindi, in questo mondo che lui ha creato, questo mondo alla perfezione, nei minimi dettagli, e è veramente tanto originale. Ci sono anche proprio degli oggetti che utilizzano personaggi, magari che non sono neanche fondamentali per la storia, che però vengono fuori e sono. Io ogni volta penso, ma come ha fatto a venirgli in mente una cosa del genere? Cioè, è veramente originale. Un mondo ricchissimo, interessantissimo. Poi a me piacciono le scuole di magia, piacciono un po' tutti questi generi di libri, quindi è partito già avvantaggiato. Però devo dire che effettivamente è proprio una bella saga che vi straconsiglio. Non annoia, intrattiene, anche se è young adult, io la consiglio per chiunque. Mi è piaciuta tantissimo. Altri libri letti sono due libri di Serena Palombo. Il primo libro è Elpis nel segno della speranza. Allora, questo è un volume autoconclusivo ed è un retelling del vaso del mito di Pandora. Un retelling che io ho trovato abbastanza originale, mi è piaciuto, mi ha intrattenuta bene. È un libro che si legge molto velocemente, è interessante, anche la storia d'amore
mi è piaciuta ed è appunto un volume autoconclusivo, ma l'autrice ha pubblicato anche il seguito. Vi lascio la copertina perché in questo momento mi sfugge il titolo, che io ho letto, anche quello mi è piaciuto moltissimo, però ecco, diciamo che il primo volume autoconclusivo ci potremmo fermare qua. Mi è piaciuto tanto e ve lo straconsiglio, veramente carino, interessante. Poi il mito del vaso di Pandora è meno esplorato, diciamo così, rispetto tipo ad Ade e Persefone, che ce lo fanno uscire anche dalle orecchie, quindi l'ho trovato molto interessante. Ho letto poi altri libri di R. Amy. È un'autrice di cui io vi ho già parlato lo scorso anno e quest'anno ho letto altri libri suoi, come ad esempio Immortal, Blood Wolves. Ho letto un po' di cose, però il libro che mi è piaciuto di più, o comunque quello, mi sembra che sia l'ultimo, perché poi in realtà mi sono piaciuti tutti, ho dato a tutti 5 stelle, però mi sembra che l'ultimo sia Alice Return of Wonderland. Vi lascio la copertina, e è un retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove però troviamo dei vampiri. I libri di questa autrice a me piacciono molto, la scrittura è super super scorrevole, troviamo praticamente sempre un po' di spicy in questi libri e anche un po' delle scene da fuori di testa, ecco, diciamo che è un marchio dell'autrice che io apprezzo moltissimo, sono le cose che mi fanno apprezzare molto i suoi libri, ve li consiglio tutti in realtà. Vi ho messo la copertina appunto di quello, però io vi consiglio tutti i libri di questa autrice che continua a sorprendermi, continuerò sicuramente a leggere i suoi scritti. Poi, altra autrice scoperta quest'anno è Margaret Renata Pampuri, che ha, mi ha fatto leggere in collaborazione la sua saga thriller, che inizia con Una canaglia. Allora, questo libro, secondo me, per quanto mi riguarda, può essere tranquillamente considerato un libro autoconclusivo, quindi io ve lo consiglio come autoconclusivo, in modo che se non vi sconfinfera, vi fermate lì e la storia più o meno è conclusa, altrimenti continuate la saga come ho fatto io, che a me è piaciuta molto tutta la saga. Abbiamo una serie di omicidi particolarmente cruenti e un serial killer che lascia, diciamo, degli indizi. In questi omicidi viene coinvolta una ragazza, viene proprio chiamata dall'assassino e da qui parte tutto. Bisogna un po' capire chi è l'assassino, perché uccide queste vittime e perché ha chiamato proprio questa ragazza. L'ho trovato molto interessante, scorrevolissimo, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta in generale la saga e quindi ve la straconsiglio. Un altro libro che a me è piaciuto molto è Anime del Tempo. Questo è, credo anche questo sia un libro di esordio ed è un po' un retelling della storia di Paolo e Francesca. A me è piaciuto molto, c'è questo elemento sovrannaturale nella storia, è ambientata ai giorni nostri ma fa dei salti nel tempo, tornando appunto indietro alla storia che tutti noi conosciamo perché fa parte della Divina Commedia. Mi è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un modo intelligente per far avvicinare anche i giovani alla storia. Perché questo libro è stato scritto dall'autrice quando era veramente giovane, una ragazzina, ed è indirizzato, diciamo, a un pubblico più giovane, però è una storia che io assolutamente consiglio anche alle persone adulte. È una storia che intrattiene, che emoziona, e anche se c'è questo elemento sovrannaturale, un po' tipo realismo magico, è una storia che può piacere tranquillamente anche a chi non legge di solito il fantasy, e ve lo straconsiglio, è una cosa originale, diversa dal solito e interessante. Altro libro consigliato di Amanda Fall, Luminescent, è il primo volume di una saga distopica. Questa autrice ve l'avevo consigliata lo scorso anno per Le Streghe di Moon Valley e quest'anno ritorna nel top con questo libro, che a me è piaciuto tantissimo, sempre edito Segreti in Giallo. È una storia avvincente, è una storia interessante, originale, c'è una descrizione di mostri marini
che è veramente spettacolare, bellissimo e vi straconsiglio questo primo volume. So che adesso è uscito un nuovo libro di quest'autrice che non c'entra niente con questa saga, ma che voglio leggere, però spero di leggere presto anche il seguito di questa. Poi, altro libro che a me è piaciuto tantissimo, anche questo è rientrato tra i preferiti del 2023, è Body, Cuore di Ferro, il primo di una trilogia. Il secondo è uscito adesso praticamente e io voglio assolutamente leggerlo perché il primo mi è piaciuto da morire e è una trilogia, anche qua si parla di distopico, dove l'umanità è costretta a vivere dentro a delle strutture costruite, fatte con le sembianze di un essere umano. È molto interessante, ci sono intrighi, colpi di scena, c'è azione, la scrittura è molto scorrevole, mi è piaciuto tantissimo, credo poi che acquisterò in cartaceo, i libri della trilogia. Intanto vorrei leggere il secondo in digitale e poi li acquisterò sicuramente tutti e due in cartaceo. Mi è piaciuto tantissimo. Invece, passando di nuovo ai thriller, vi consiglio Due passi all'inferno di Filippo Mammoli. È un thriller ambientato a Firenze, dove questo detective deve fare un po' una corsa contro il tempo per salvare da un assassino una persona, e insieme a lui ci sarà un'altra donna. Insieme, appunto, dovranno cercare degli indizi per riuscire a non far uccidere questa persona. È un po' un gioco che sono obbligati a fare con questo assassino. Mi è piaciuto molto perché ci sono tanti riferimenti a Dante e alla Divina Commedia, che a me piace moltissimo. Interessante, con un bel colpo di scena finale, molto veloce nella scrittura, una scrittura che prende, assolutamente consigliato. Altro libro, che è stato uno dei miei preferiti dello scorso anno è La Valle degli Specchi di Anna di Cintra, che a me è piaciuto tantissimo. Un libro di esordio, un dark fantasy. Per quanto mi riguarda, meraviglioso. Mi è piaciuto tanto. Ci sono delle scene magari un pochino più, dark. Però mi è piaciuto anche perché c'è un personaggio che riesce a smorzare un po' le situazioni con delle battute ironiche che mi hanno fatto anche molto molto ridere. La storia originale è interessante, veramente bellissimo, assolutamente consigliato, mi è piaciuto tantissimo. Andando avanti, è uscita poi una serie, una nuova trilogia del mio autore preferito. Ora io qua stupidamente ho preso il secondo volume, che è questo, che è Il Veleno dell'Ibis. La trilogia è Sterving Kingdom. Il primo volume è La fame della terra, vi metto la copertina qua, ed è una trilogia high fantasy meravigliosa, molto molto originale, ha una trama veramente originale, mai sentita, il sistema magico originale, i mondi, il mondo creato, veramente è tutto originale. La scrittura di quest'autore è una scrittura che io adoro, è infatti il mio scrittore preferito, non ha niente da invidiare ai grandissimi autori o comunque autori che si fanno pubblicare da grandi case di editrici. È una scrittura completa, e a me è piaciuto tanto. Nei suoi libri troviamo sempre delle donne molto forti, troviamo sempre dei bellissimi maschioni, ma anche in realtà delle bellissime ragazze. È un autore che a me piace molto e questa trilogia è bellissima. Non è, secondo me, al pari della sua prima saga, della sua saga principale, ma quello forse anche perché io sono molto affezionata a quei personaggi, ma comunque è una trilogia meravigliosa. Deve uscire l'ultimo volume, intanto consigliato. Inoltre, i libri di questo autore, io ci tengo sempre a dirlo perché le persone spesso non comprano libri autopubblicati perché pensano che costino troppo, che non siano curati. Io vi dico che i libri di questo autore, per esempio il secondo costa 16 euro, è un malloppone di tipo 600 pagine, gli interni sono curatissimi. Ci sono delle bellissime illustrazioni ed è tutto molto molto curato. Non solo questo, ma anche ad esempio i libri di Azzurra Pasquali come Body, Cuore di Ferro, sono dei libri curatissimi. Ci tengo a dirlo per dirvi che non è vero,
ciò che si dice e quindi che i libri autopubblicati siano dei libri per niente curati, mentre quelli delle grandi case editrici sì, assolutamente è una cazzata. Detto questo, trilogia consigliatissima. Andando avanti, cerco di essere più veloce possibile. Calenda nel giardino di Letitia Blurb. È un romanzo di esordio, un romanzo breve in realtà, che mi è piaciuto tantissimo. In pochissime pagine questa autrice vi emoziona, un finale che poi dovrete andare sicuramente a fare della psicoterapia. La protagonista è Calenda, una bambina piccola che nel giardino di casa vede un qualcosa che la incuriosisce e che però forse era meglio se non vedeva. Bellissimo, bellissimo, intrattiene tanto, tanta suspense, bello, 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 bello. Andando avanti abbiamo Awen, che è il primo di una dilogia distopica, Young Adult, meravigliosa, mi è piaciuto tantissimo, ho acquistato il secondo volume, che è quello conclusivo, ma ancora non l'ho letto. In questo libro è ambientato a Roma, dove la Awen è un'azienda che appunto esaudisce i desideri delle persone. Ci sono delle regole per esprimere un desiderio, ma ovviamente questi desideri possono essere acquistati solamente dalle persone molto ricche, lasciando così la parte povera del mondo, della città, un po' a se stessa, a vivere di stenti. La nostra protagonista è una ragazza che ha bisogno di esprimere un desiderio perché ha una malattia e però non ha soldi. Si imbatte in due ragazzi e insieme decidono di rubare la macchina di Awen. Un libro che a me è piaciuto molto, super scorrevole, all'interno ci sono anche delle belle illustrazioni e assolutamente consigliato. Altro libro della stessa casa editrice è La mesmerista di Sara Simoni, il primo volume di una trilogia, ho acquistato il secondo ma devo ancora leggerlo, una trilogia fantasy ambientata a Livorno negli anni 20 o almeno il primo volume. Molto interessante, mi è piaciuta intanto l'ambientazione molto curata, mi sono piaciuti i personaggi, mi è piaciuto anche il fatto che ci sia questo mesmerismo che è affascinante, è una storia molto scorrevole, anche qua abbiamo tanta azione, ve lo straconsiglio, spero di leggere presto il secondo volume. Poi abbiamo tre libri che sono di Gian Nicola Nicoletti, che gentilmente mi sono stati omaggiati dall'autore, Incubo Reale, La Cattedrale del Male e Gioco di Sangue. Letti tutti e tre, allora diciamo che Incubo Reale e La Cattedrale del Male sono dei thriller horror, soprattutto Incubo Reale ha una forte componente horror. All'interno di Incubo Reale troverete anche della violenza sugli animali, ve lo dico perché è una cosa un po' che può dare molto fastidio, ma troviamo anche violenza sulle persone, quindi non sono libri adatti a tutti. Detto questo, la scrittura di quest'autore è molto scorrevole, io tutti e tre i libri li ho divorati, proprio si leggono in una giornata, in due pomeriggi. Gioco di Sangue invece è un thriller più psicologico e devo dire che è quello che mi è piaciuto di più, è proprio in ordine di uscita abbiamo Incubo Reale, La Cattedrale del Male e Gioco di Sangue. Un autore con una penna molto molto scorrevole, i suoi libri sono anche qua molto curati perché abbiamo delle illustrazioni, delle immagini, delle foto all'inizio di ogni capitolo per tutti i libri, quindi anche qua abbiamo dei volumi molto curati, le storie sono interessanti, intrattengono perché riescono a trasmettere ansia al lettore ed è quello che dovrebbe fare un thriller, quindi coinvolgere proprio emotivamente il lettore e trasmettere questo senso di ansia, di angoscia, e per questo ve lo consiglio perché quest'autore ci riesce molto molto bene. Altro libro che vi consiglio è Mal di Tempo di Valeria Urbani. È un libro, credo anche questo sia
il libro di esordio dell'autrice, un libro appunto dove si parla di viaggi nel tempo, molto interessante, ben scritto, con dei protagonisti giovani, quindi è un young adult che a me è piaciuto, l'ho trovato interessante, quindi anche questo super consigliato. Altro libro assolutamente consigliato è I due mondi di Eva, un libro che io vi consiglio non tanto per la storia, che può piacere o può anche non piacere, ve lo consiglio per le tematiche. Io leggo tantissimo e devo dire che questo è stato il miglior libro che io abbia mai letto per quanto riguarda il bullismo e il cyberbullismo. La protagonista di questo racconto, infatti, è una vittima di bullismo. E l'autrice è bravissima a descrivere quello che prova una vittima del bullismo, del cyberbullismo, quello che appunto prova le sue emozioni, i suoi pensieri. E te, lettore, provi quello che prova la protagonista. Ed è veramente scritto benissimo, veramente fa riflettere tantissimo. È un piccolo capolavoro per quanto mi riguarda, nonostante sia scritto da una ragazza giovane, nonostante sia un libro di esordio, vi posso garantire che è il miglior libro letto sull'argomento. Deve, per quanto mi riguarda, dovrebbe essere un libro da leggere nelle scuole. È un libro sicuramente da far leggere ai propri figli, ma anche per le persone adulte, perché è molto interessante, è molto emozionante e appunto fa riflettere tanto. Io, se avete dei figli, ve lo consiglio, soprattutto se avete dei figli che sono vittime di bulli. Perché è un libro che per quanto mi riguarda può anche dare una mano. È un libro che vi consiglio anche se avete un figlio bullo, ma se avete un figlio bullo io mi farei delle grandi domande. Detto questo, assolutamente consigliato, vi ripeto, uno dei migliori libri su questo argomento. La storia in sé per sé può anche non piacere, ma è veramente un bellissimo libro. Altro libro piaciutissimo è Nana, la strada verso casa di Olga Tri, edito Segreti in giallo ragazzi, un volume curatissimo con delle illustrazioni meravigliose fatte proprio dall'autrice. È un libro per middle grade, quindi per giovani lettori, che però è adatto anche agli adulti perché è un libro delicato, grazioso, è una fiaba, una favola carinissima, emozionante, avventurosa, dove abbiamo topolini, abbiamo un sacco di personaggi molto carini e la storia molto interessante, mi ha intrattenuta e l'ho letta molto molto volentieri, quindi straconsigliato. Vi consiglio anche la dilogia di Ilaria Pernigotti che inizia con La figlia dei due mondi e finisce con Onore e fedeltà. Siamo sulla fantascienza, due libri che non credevo mi sarebbero piaciuti così tanto. Invece mi hanno sorpresa, mi hanno coinvolta, li ho letti velocissimamente, la scrittura è scorrevole e qua si parla di diversità, anche qua di razzismo, di pregiudizi, mi è piaciuto veramente tanto. In più, mi sono scordata di dirlo nella recensione di questi libri nel wrap-up, l'autrice ha messo degli indizi nelle copertine dei libri ed è anche divertente scoprire quali indizi sono, dove si trovano questi indizi. Quindi c'è anche questo giochino divertente dell'autrice. Io faccio schifo in questi giochi, però insomma, volevo dirvi anche questa particolarità. Poi, altro libro consigliato è Saldi sull'Eternità di Alessandro Montoro, un racconto di Alessandro Montoro. In realtà ho letto anche Gli Abissi dei Porci, vi consiglio anche quello, però in questo libro parlo di Saldi sull'Eternità perché è un racconto ed è un racconto che a me è piaciuto tantissimo, che mi ha regalato un sacco di emozioni e da qui si capisce la bravura dell'autore. Avrei proprio voluto che fosse un romanzo lungo, ma non tanto perché manca qualcosa a questo racconto, ma perché la storia mi aveva talmente tanto catturata che io volevo leggere di più. Qua si scopre che dopo la morte c'è la reincarnazione, di conseguenza tutte le religioni vanno a scomparire e i protagonisti sono fratello e sorella che lavorano per un'agenzia che recupera
le anime di questi familiari che sono morti si sono reincarnati e c'è poi tutta una storia. Mi è piaciuto tantissimo, straconsigliato. Altro libro consigliato è Sofia Moyen di Sara Moyen. Un libro abbastanza cicciottello, Young Adult Fantasy, anche qua si parla di streghe, magia, dove i protagonisti però sono dei bambini, degli adolescenti che devono salvare il loro mondo. Mi è piaciuto tantissimo, vi lascio il link di tutti i libri tra le schede nell'info box, così vi potete andare a leggere le trame perché altrimenti questo video viene lunghissimo. Mi ha emozionato tanto, ha un po' degli elementi anche questo alla Harry Potter, se vi piace il genere, a me è piaciuto tantissimo. Altro libro piaciuto tantissimo è La mano della principessa, che è edita Blueberry Fantasy Edizioni, una casa editrice che cura molto bene i libri, ha una parte romance e una parte fantasy. La mano della principessa è scritto da Mattia Vanfiori e è un autore che io appunto ho scoperto con questo libro che mi è piaciuto tanto, un libro super scorrevole, la storia mi ha catturata da subito. Intrigante, originale, è un fantasy con degli elementi horror, anche se non fa paura, però ha degli elementi horror. Queste due principesse che sono in qualche modo legate e che si aiuteranno, non voglio dirvi tanto in realtà della trama perché è bello proprio da scoprirla. A me è piaciuto veramente tanto, un libro emozionante, coinvolgente, si legge velocissimamente, è un librino piccolo, il font e i caratteri sono anche abbastanza grandi, assolutamente straconsigliato. Della stessa casa editrice, ma della parte romance, invece vi consiglio Amore Extra Contratto di Liz McTee, che è una commedia chick lit ambientata a Londra, mi è piaciuto tanto, è una commedia, un libro divertente, fa ridere, intrattiene, è scorrevolissimo e ve lo straconsiglio perché mi è piaciuto molto. Poi, altro libro piaciuto tantissimo è Cuori intrecciati di Anna Piazza, è il primo di una saga, questo qua, ed è un libro che a me è piaciuto molto. Qua abbiamo anche la teoria delle stringhe, abbiamo dei mondi paralleli, abbiamo dei vichinghi, ci sono tante cose in questo libro. È un libro che è super interessante, è originale, è scorrevole, ha dei bei personaggi fatti molto bene, ha degli intrighi scritti molto bene. C'è azione, assolutamente super super consigliato. Ho letto poi La strega di Yorkland di Fabrizio Bragion, che è un racconto breve fantasy che mi ha stupito perché nonostante sia piccolissimo è riuscito a intrattenermi molto bene. Anche qua i protagonisti sono dei ragazzini, c'è una strega e non voglio dirvi niente perché il libro è veramente microscopico, saranno forse meno di 100 pagine, però è un libro che mi ha catturato, che mi ha emozionato e mi ha intrattenuta, quindi super super consigliato. Poi, di Thea Usai, voglio consigliarvi il primo libro della Full Moon Saga. Di questa autrice vi avevo parlato nello scorso anno nelle scoperte degli emergenti dello scorso anno della sua saga che è la Secret Saga, che è continuata anche quest'anno, ma io qui voglio parlarvi di questo, che è una nuova saga. Una nuova saga super interessante dove abbiamo dei licantropi, ma non è la solita storia di licantropi, ambientata in Canada e qua abbiamo anche dei riferimenti alla cultura dei nativi americani. In più è molto curato proprio come libro, è interessante appunto questa storia dei nativi americani. C'è anche una specie di mistero,
legato alla storia di questo libro che vi terrà incollata alle pagine e assolutamente ve lo consiglio. Molto interessante, molto scorrevole e nonostante ci siano dei licantropi anche diverso dal solito. Voglio poi consigliarvi Eclipse, che è l'ultimo volume uscito dell'autrice, un volume autoconclusivo con una bellissima copertina, una bellissima storia. La cosa che mi è piaciuto di più di questo volume è che l'autrice si è superata con la descrizione proprio del world building, un mondo meraviglioso, e l'autrice riesce proprio a trasportarvi all'interno della storia, all'interno di questo mondo, riuscite proprio a vederlo. E quindi sicuramente è stato un punto a favore. I personaggi sono ben caratterizzati, ben costruiti e la storia è molto interessante, è originale, quindi io vi straconsiglio questo volume. Ho letto anche altri libri dell'autrice durante il 2023, vi consiglio questo solo perché è l'ultimo uscito, ma in realtà ho dato a tutti i suoi libri 5 stelle e sono tutti consigliati allo stesso modo. Vi cito questo per una questione un po' più pratica perché è l'ultimo che è uscito, ma in realtà anche gli altri, mi sembra quello prima è Ombre e Ghiaccio, se non sbaglio, vi lascio la copertina, insomma sono tutti consigliati. Ho parlato di questo perché semplicemente è l'ultimo uscito. Altro libro sorpresa dell'anno, che è uscito in realtà il 12 gennaio 2024, ma che io ho letto e finito il 31 di dicembre 2023, perché l'ho letto in anteprima grazie all'autrice, è Vite legate di Maria Diletta Veluti. Un romanzo, historical romance con elementi di realismo magico che a me ha catturato subito. Super scorrevole, l'ho letto in 2 pomeriggi, interessantissimo. Si parla di manicomi, la nostra protagonista infatti è stata rinchiusa in un manicomio perché ha delle visioni. Siamo in Italia e l'autrice riesce con questo libro a raccontarci la vita nei manicomi nei primi del Novecento in Italia, dove venivano rinchiuse non solo persone con problemi mentali che avevano bisogno di cure, ma anche persone scomode, come appunto è successo per la nostra protagonista. La nostra protagonista che sarà legata a un altro protagonista della storia, i due appunto sono legati e la storia è bellissima, interessantissima, proprio mi ha stupito perché non credevo mi piacesse così tanto e quindi vi straconsiglio questo volume. Ok, quindi questi sono stati le mie scoperte per quanto riguarda autori, autrici emergenti, case editrici più piccoline, comunque autopubblicati, che sono, è un po' una nicchia. Vedo che le persone, non tutte, riescono a entrare in questo mondo. Io invece vi consiglio sempre letture di questo tipo perché ci sono tante chicche e queste sono state le mie chicche del 2023. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri o se ne avete letti altri e volete consigliarmeli, perché io sono sempre alla ricerca di nuovi titoli. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!